ultimo saluto ad Angelo Scalzo, ieri pomeriggio ai funerali del 16enne vittima dell'incidente stradale costato la vita anche ad un venditore ambulante di Riesi. 9 anni di ingiusta detenzione. Antonio Laperna per 9 anni è stato recluso in diversi ospedali psichiatrici giudiziari. Un manifesto denuncia per rivendicare giustizia e verità, l'ultima provocazione dell'artista Giovanni Iudice per tenere alta l'attenzione sulla questione ambientale. Il GNL per i nuovi traghetti, il presidente della regione Nello Musumeci sabato a Messina ha rilanciato il polo del gas naturale liquefatto in città. Impresa del Gela in 10 a Cittanova, il Gela si impone per 2-0 sul campo della cittanovese. I biancazzurri giocano con un uomo in meno per tutta la seconda frazione di gioco a causa dell'espulsione di Polito. Bentrovati con questa nuova edizione del telegiornale. Come abbiamo già sentito dai titoli, ieri sono stati celebrati i funerali di Angelo Scalzo, il 16enne vittima dell'incidente stradale che è costato la vita anche ad un venditore ambulante di Riesi. In una gremita chiesa di Macchitella, lo strazio dei familiari, nessuno dimentichi. Angela Tilaro. Un dolore lancinante, come una lama che trafigge il cuore. E questa è la sensazione provata nel percorrere quel tratto di strada da Vico Arcadia alla chiesa di San Giovanni Evangelista per l'ultimo viaggio terreno del giovane Angelo Scalzo, il 16enne rimasto vittima dell'incidente mortale che si è verificato nella tarda mattinata di venerdì lungo la 626 all'altezza del bivio per Butera. Ad accompagnare la bara portata in spalla, un corteo gremito, composto e silenzioso, un'atmosfera quasi surreale, come se ognuno fosse concentrato nel contenere il proprio dolore. Tantissima gente ha voluto rendere omaggio a questo giovane dal viso pulito e simpatico. Fiori bianchi ovunque, tante lacrime ed i compagni con indosso magliette bianche con su stampato il volto di Angelo e la scritta «Rimarrai sempre nei nostri cuori». I funerali si sono svolti nel pomeriggio di ieri nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Macchitella. A celebrare le esequie il cappellano del reggimento Aosta di Messina. Hanno concelebrato don Giovanni Siracusa e don Luigi Petralia. «Non è facile», ha affermato il celebrante, «parlare al cuore di una mamma, di un papà, di una sorella e di un fratello che piangono la morte prematura di Angelo». Il cappellano del reggimento Aosta inizia l'omelia rivolgendosi a Leonardo, il fratello maggiore di Angelo, un militare dell'esercito italiano. A lui e ai familiari rivolge parole affettuose e profonde e poi, soffermandosi verso la mamma, afferma «Diciamolo pure, nessuno potrà mai guarire il dolore di una mamma che perde un figlio». Nessuno e niente. Ed ancora rivolgendosi all'assemblea ricorda che il giovane non se n'è andato per sempre. Angelo deve rimanere nei cuori di ciascuno di noi, dal più grande al più piccolo, dal più grande di responsabilità al più piccolo di responsabilità. Quella che emerge dai racconti e dall'omelia è l'immagine di un ragazzo pulito, educato, pieno di vita, sempre rispettoso e voglioso di realizzare i propri sogni. Tutti voi, ha ancora affermato il cappellano, i familiari, i parenti, gli amici, i compagni di scuola, gli insegnanti, siete la corona di fiori più bella per Angelo. Qui ci sono tanti bei fiori, ma voi, con il vostro affetto e i vostri ricordi, siete i fiori più belli per lui. Tante belle parole, tanti bei ricordi. L'assemblea era ammutolita. Ogni tanto il silenzio interrotto da qualche singhiozzo, soffocato da un fazzoletto pronto ad asciugare le lacrime di una mamma che non potrà vedere crescere suo figlio, di un padre che mai avrebbe immaginato di non vedere realizzati i sogni del minore dei suoi 3 figli, di un fratello maggiore che non riesce a darsi pace e che dal pulpito, con la voce spezzata dal pianto, ha salutato il suo fratellino. «Non so che dirti, eri un fratello invidiabile». Ti salutiamo, ma non lasciarci. Stai vicino a nostra sorella. La sorella, lo ricordiamo, coinvolta anche lei nel sinistro, si trova in ospedale, dove pare sia fuori pericolo. E poi il ricordo di una zia. Eri un modello da seguire. Ed infine una delle sue insegnanti. Caro Angelo, l'unica spiegazione che riesco a dare a questo nostro saluto così prematuro è che lassù avevano bisogno di te, di un angelo di nome e di fatto. Eri un ragazzo meraviglioso. Da lassù conforta tutti noi, i tuoi cari, i tuoi compagni. Conclusa la celebrazione, decine di palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo per salutare Angelo un'ultima volta.
Ieri sera in via Sette Farini un altro incidente causato probabilmente dall'alta velocità che ha visto coinvolta una Fiat Panda. Ci sarebbe un ferito. E stamattina ennesimo incidente. Un uomo avrebbe perso il controllo della Fiat 600 la quale viaggiava lungo il viale Indipendenza. Ha riportato lievi ferite il conducente dell'auto sulla quale era alla guida. Si tratterebbe di un panettiere. Il tratto di strada è rimasto interdetto al traffico dopo l'arrivo degli agenti di polizia municipale. La vettura sarebbe carambolata sulla corsia opposta. L'asfalto era viscido, probabilmente per la pioggia caduta nelle ultime ore. E sull'argomento è intervenuto anche il segretario dell'UGL Andrea Alario. La politica deve iniziare a pensare che in una città come Gela non possono mancare tutti i servizi, dice. Anche questi pochi rimasti pian piano vengono tagliati. Il sedicenne morto e gli altri occupanti dell'auto tornavano in città perché costretti a sostenere gli esami di guida a Caltanissetta. È un dramma sociale in una città senza servizi, tutti decentrati altrove. E Antonio Laperna per 9 anni è stato recluso in diversi ospedali psichiatrici giudiziari. Le accuse nei suoi confronti sono totalmente cadute e adesso chiede di essere risarcito per una detenzione che gli ha causato problemi psichici e fisici. Il servizio. Hanno deciso di valutare ancora una volta l'intero quadro clinico del 34enne Antonio Laperna, acquisendo le tante cartelle mediche prodotte con il procedimento rimesso sul ruolo. Slitta probabilmente ad inizio dicembre il verdetto dei giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta, chiamati a decidere sull'ingiusta detenzione patita da Laperna. È entrato in un ospedale psichiatrico giudiziario poco più che 20enne e uscitone solo dopo 9 anni, una detenzione che ha causato conseguenze gravissime soprattutto sul piano psichico, oltre a quanto poi riscontrato sul suo fisico. L'avvocato Concetta Di Stefano, che segue il caso ormai da anni, in più occasioni chiese misure alternative con la revoca della detenzione negli OPG, istanze tutte respinte. Solo dopo 9 anni ha potuto lasciare quelle strutture davanti alle accuse che intanto sono cadute. Il suo legale chiede che venga risarcito. Spari a ridosso delle villette della zona balneare di Manfria. Il sito a pochi chilometri dal centro abitato di Gela è diventato sede casuale di una presunta battuta di caccia non autorizzata. L'indice accusatorio è puntato dai residenti contro le doppiette fuorilegge che negli ultimi 2 fine settimana avrebbero preso di mira l'area naturale che insiste a ridosso della torre di Manfria. Condanna confermata nonostante la difesa abbia ribadito che non ci fu alcuna resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha emesso il verdetto nei confronti del pacifista Turi Vaccaro, condannato a 7 mesi di reclusione. Una vicenda processuale scaturita dalla contromanifestazione che nell'estate di 5 anni fa il movimento Nomuos organizzò in città per contrastare la parata militare in ricordo dello sbarco alleato sulle coste locali. Vaccaro venne arrestato dopo il tentativo di salire sul tettuccio di un'auto di servizio della polizia. Per i magistrati avrebbe colpito alcuni agenti. Versione sempre esclusa dalla difesa, che ha chiesto di valutare le immagini riprese durante quei concitati momenti. Un manifesto denuncia per rivendicare giustizia e verità, l'ultima provocazione dell'artista gelese Giovanni Iudice per tenere alta l'attenzione sulla questione ambientale. Il pittore avverte, la politica non provi a speculare. Vediamo il servizio. Verità per Gela, un manifesto denuncia. Mani impresse, sporche di colori che chiedono giustizia e verità per Gela. L'ultima provocazione dell'artista Giovanni Iudice arriva dopo il clamore suscitato dai reportage della RAI sui gravi rischi ambientali. Nel corso del convegno promosso da un comitato spontaneo ha creato un manifesto simbolico dove ogni cittadino ha potuto imprimere la sua mano, simbolo di una richiesta di aiuto e giustizia. Verità e luce e ogni mano è un colore, l'unione dei colori forma il bianco è sinonimo di luce, luce è sinonimo di verità. I gelesi vogliono la verità, i gelesi uniti possono farcela, ma soprattutto qui non c'è colore politico, è un'iniziativa della cittadinanza riunirsi, discutere per fronteggiare una problematica seria che è quella dell'inquinamento e dello stato di salute del territorio, per cui noi ci siamo. Vogliamo essere in tanti e vogliamo che i gelesi partecipino a questa iniziativa, perché la salute è una questione pubblica e noi lo dobbiamo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, che un giorno
possono anche dirci: voi c'eravate, cosa avete fatto? Noi oggi vogliamo tenere un punto fermo, un punto di non ritorno e iniziare questa battaglia. Probabilmente non la vedremo compiuta durante la nostra vita, ma non ha importanza. Noi dobbiamo lasciare un'eredità, un'inversione di tendenza circa a quanto non è stato fatto finora, perché la politica è stata assente, affarista, e noi, senza nessuna polemica, senza nessuna accusa, non vogliamo dire killer a nessuno, ma vogliamo sapere chi ci sta uccidendo. Quindi questa è una iniziativa pura della cittadinanza, è una domanda che ci stiamo facendo e quindi da questo momento andiamo avanti. Con l'approssimarsi delle elezioni del 2019 c'è il rischio che la politica possa speculare su temi che oggi sembrano quasi di tendenza, vista l'attenzione anche dei media nazionali, ma Iudice su questo argomento è categorico. La giunta regionale ha compiuto le prime nomine nella sanità isolana. Il presidente Nello Musumeci e i suoi assessori si sono riuniti nelle ultime ore a Catania per fare il quadro delle guide da collocare ai vertici di ASP e policlinici. Nell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta arriva Alessandro Caltagirone. Sarà il manager a guidare l'ente che gestisce anche le strutture sanitarie della città. Musumeci punta a creare hub di GNL anche a Gela. Il presidente della regione Nello Musumeci sabato a Messina ha rilanciato il polo del gas naturale liquefatto in città. Un hub che dovrebbe rifornire anche le navi di nuova generazione. Il servizio. Un traghetto di ultima generazione che i proprietari della compagnia Caronte & Tourist hanno già ribattezzato Eolo. È stata un'inaugurazione in grande stile quella di sabato a Messina alla presenza del presidente della regione Nello Musumeci. Il traghetto è entrato a far parte della flotta del gruppo Franza, è il primo che verrà alimentato totalmente a gas naturale liquefatto. Musumeci, in attesa della visita ufficiale di venerdì prossimo in città, è stato molto chiaro: il gas naturale liquefatto sarà prodotto a Gela. Il governatore quindi rilancia il polo del GNL, che è stato un cavallo di battaglia dell'ex giunta messinese, ma che negli ultimi tempi si è praticamente arenato. La regione siciliana, nel sottoscrivere il protocollo d'intesa per la riconversione dell'area industriale di Gela, ha spiegato Musumeci, ha voluto introdurre tra gli obiettivi da raggiungere la realizzazione di un sito di stoccaggio del gas naturale liquido, proprio per consentire alle navi e a tutte le strutture che ne avranno bisogno di non dover attingere oltre la Sicilia. Quindi il GNL, che servirà ad alimentare anche le navi di nuova generazione, sarà quello di Gela. Musumeci si è sbilanciato e adesso si attendono passi concreti per la realizzazione del polo nell'area locale. Ed è grande successo per lo spettacolo teatrale promosso dai due Club Lions di Gela al Teatro Eschilo, dove una compagnia di attori non professionisti del Lions di Niscemi ha interpretato un classico del teatro siciliano, I Civitoti in Pretura, di Nino Martoglio. L'intero ricavato della serata sarà devoluto dalla Fondazione del Lions Club International per contribuire alla realizzazione di attività benefiche finalizzate a fronteggiare i vari bisogni del mondo. Si è tenuta domenica 11 novembre nell'oratorio dei Salesiani di Gela la festa dell'amicizia. I ragazzi dei gruppi formativi hanno accolto gli amici del cuore, giovani e meno giovani, ed hanno condiviso con loro abbracci e sorrisi. Non sono mancati, come per ogni festa che si rispetti, balli, canti e tanta animazione. Il momento più rappresentativo si è concretizzato con la celebrazione della Santa Messa, trasformato dai volontari della Croce Rossa e dagli animatori in un momento coinvolgente ed emozionante. La festa si è conclusa alle 16 con gli immancabili baci e abbracci e un clamoroso arrivederci. Passiamo alla pagina sportiva. Impresa del Gela in 10 a Cittanova, i biancazzurri si impongono per 2-0 sul campo dei calabresi, giocando con un uomo in meno per tutta la seconda frazione di gioco a causa dell'espulsione di Polito. E domenica c'è il Bari, il successo porta la squadra di Zeman al terzo posto in classifica. Il servizio. Un turno di campionato a dir poco perfetto per il Gela. E biancazzurri conquistano altri 3 punti sul campo della cittanovese, imponendosi per 2-0. Per la prima volta il Gela non subisce gol ed è la prima volta dopo 11 giornate del campionato di Serie D, girone I.
Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa si vede in campo un'altra gara. Al 52esimo secondo giallo per Polito, biancazzurri rimangono in 10. Al 54esimo i padroni di casa hanno l'opportunità di portarsi in vantaggio su calcio di rigore. Si incarica della battuta Ficara, Castaldo devia in angolo. Al 64esimo il Gela si porta in vantaggio, Sove gioca sul filo del fuorigioco, supera la difesa avversaria e trafigge di destro il portiere avversario, 1-0. I biancazzurri con un uomo in meno impostano la gara aggredendo la formazione di casa cercando la rete del raddoppio in più occasioni. La Cittanovese cerca di accorciare le distanze, ma la difesa gelese copre bene gli spazi senza mettere in difficoltà il portiere Castaldo. Al 95esimo arriva la rete del definitivo 2-0. Sowe libera Schisciano, il centrocampista scocca un tiro in diagonale, la palla sbatte sul palo ed entra in rete. Con questo successo i biancazzurri si portano al terzo posto in classifica a quota 20 punti. Adesso testa alla sfida di domenica prossima contro la capolista Bari. Ancora non è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega se il match si disputerà al Presti o al Dino Liotta di Licata. A conclusione della gara il tecnico Karel Zeman si ritiene soddisfatto per la prestazione della sua squadra. I ragazzi hanno fatto più di quanto mi aspettassi, ha detto. Sentiamo le dichiarazioni del tecnico in questo servizio. È un Karel Zeman soddisfatto quello che si presenta in sala stampa dopo il successo per 2-0 contro la Cittanovese. Una vittoria che sicuramente farà affrontare la settimana di lavoro in vista del big match di domenica contro il Bari con più serenità. Sono molto soddisfatto della partita di oggi perché secondo me abbiamo incontrato forse la squadra che gioca meglio, comunque una di quelle che fanno un calcio migliore in questo campionato. Li temevo molto, so che Zito è un allenatore spettacolare. Sinceramente avrei firmato per un pari, però siamo stati bravi oltre ogni aspettativa. Come ha detto lei, soprattutto quando siamo rimasti in 10, forse perché abbiamo avuto più voglia di correre, più voglia di combattere per portare a casa i 3 punti. L'ingresso di Sowe ha fatto la differenza per sbloccare il risultato e per mettere in difficoltà la Cittanovese, mossa azzeccata da parte del tecnico De Gelesi. Quasi sempre Sowe entra a partita in corso. Sicuramente le squadre preparano una partita per fronteggiarci, però appena entra Sowe con la sua velocità la partita cambia e le squadre avversarie non sanno più che pesci prendere molto spesso. Per fortuna molto spesso appunto questa mossa ha funzionato. Sono 3 punti pesanti quelli conquistati dai biancazzurri, un trend positivo in trasferta. Infatti la squadra di Zeman ieri ha conquistato la sua 4ª vittoria fuori dalle muramiche. È la 4ª vittoria nelle ultime 5 partite. Spiace che proprio Messina, che senza la vittoria contro di noi sarebbe oggi ultima in classifica, purtroppo con 2 rigori contro, una espulsione, abbastanza inventati, se non totalmente inventati. Avremmo potuto presentarci alla prossima partita con il Bari potendoli quasi acciuffare, così invece siamo piuttosto lontani. E continuiamo con lo sport. Altra sconfitta per il Futsal Gela, l'8ª consecutiva. Nella gara valevole la 9ª giornata del torneo di Serie C1 di calcio 5, il quintetto di Mister La Rosa perde in trasferta contro la Garitta Cireale 4-3. La sconfitta patita per mano degli acesi non racconta però quanto si è visto in campo con i gelesi che, pur gravati da molte assenze, hanno tenuto il campo a lungo con grinta e qualità, soprattutto nel primo tempo, passando per 2 volte in vantaggio. Nella ripresa gli episodi hanno fatto la differenza.
Il Melfast Basket non si ferma e conquista non solo la quinta vittoria consecutiva, ma anche la vetta della classifica del campionato di Serie D di pallacanestro. Il quintetto di coach Bernardo, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, espugna il parquet del Girgenti con il risultato finale di 76-107. Ottima la prestazione di tutto il roster biancorosso. Einon e Caiola sono i migliori realizzatori della gara, rispettivamente con 18 e 15 punti. Con questo successo il quintetto locale si porta al primo posto in classifica assieme al Grotta Calda Piazzarmerina a quota 10 punti. Giornata storta invece per le squadre gelesi protagoniste nei campionati di pallavolo. In Serie C maschile l'Ecoplast Volley esce senza punti dall'insidiosa trasferta sul campo del Volley Messina. I ragazzi di Mister Zappalà hanno giocato bene, ma sono stati puniti da alcuni errori in fase di ricezione. Questi i parziali set: 25-20, 25-21, 25-19. In classifica i biancazzurri rimangono al penultimo posto a quota un punto. In Serie C femminile il Volley Gela del tecnico Giacomo Tandurella in Kappa Pozzallo nel terzo KO stagionale. Il sestetto rosa, dopo un primo set da dimenticare, hanno tenuto testa alle ragusane, anche se l'esperienza dei padroni di casa ha fatto la differenza. Questi parziali set: 25-16, 25-21, 25-20. Questa era l'ultima notizia. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito, arrivederci.